Italia 2015 Special Edition, Mario Maio, direttore commerciale di Coges, allo stand Coges. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti gli amici di Vending TV. E anche di Vending News, perché ormai le nostre interviste, a partire dal dopo fiera, saranno pubblicate online come notizia quotidiana all'interno dell'e-quotidiano della distribuzione automatica, il più seguito del mondo. Mario, noi siamo qui perché voi avete a dire ormai un po' di tutti quella che in tanti hanno chiamato la vera novità della fiera. I tempi televisivi, lo sai bene, sono molto compressi perché loro hanno bisogno di poche e succose notizie. Come possiamo presentare questa novità? Intanto, come si chiama e che cos'è? È un'app, si chiama Pay for Vend. Ed è un'app studiata per virtualizzare le attività di acquisto attraverso il vending machine. E è una evoluzione, un'estensione della chiavetta, che per cui siamo tanto noti in Italia e nel mondo. Beh, dire è un'app sminuisce un po' quello che è il valore di questa applicazione per smartphone. Diamo qualche piccolo assaggio di qualcuna delle funzioni che questa app può riuscire a fare e a favore del consumatore finale e soprattutto a favore del gestore, della compagnia di gestione che la utilizza? Allora, partiamo dall'utente finale, che è comunque il nostro obiettivo principale. Il nostro obiettivo è eliminare questa barriera di anonimato che c'è tra il gestore e l'utente finale, quindi non il cliente generico ma l'utente finale, chi va di fronte alla macchinetta ad acquistare il caffè. Quindi questo è il nostro primo obiettivo principale. Il cliente non è più anonimo, ha un nome e cognome. Questo grazie alla profilazione. Esatto, attraverso l'app, che comunque viene messa a disposizione del gestore con il suo nome, quindi non con il nome Pay for Vend, che è il nome tecnico del prodotto. L'utente finale si registra e attraverso il suo comportamento il gestore è in grado di profilare il parco clienti che ha a disposizione e capirne quindi le abitudini, i consumi, le fasce di età, tutto ciò che può essere utile per creare dei cluster di clienti, di comportamenti e per fare tutta un'attività di fidelizzazione e di promozioni per legare e per soprattutto per cercare di vendere di più e meglio ai propri clienti. Ecco, diciamo che, facciamo una parentesi Mario, non spaventatevi, siamo solamente al passaggio nel settore del vending di quanto accade sul web ormai da più anni. I grossi nomi del web, parlo di Google e di tanti altri, fanno esattamente la stessa cosa con i vostri browser quando vi collegate a internet, e se avete un interesse per una squadra particolare vi compariranno annunci magicamente di quella squadra nei vari siti in cui andate a curiosare. È così, no? È esattamente questo. Utilizzando la tecnologia e anche e soprattutto i cookies. Anche quello. Chiaramente l'utilizzo dell'app corrisponde all'utilizzo di una chiave, quindi l'utente, l'app registra quello che l'utente consuma, quindi a livello di prodotti e non solo il tipo di prodotto ma anche quando e come, in che fascia oraria, sono tutti elementi che oggi il gestore non ha. E sono elementi che potrebbero aiutare le gestioni a vendere di più e meglio senza andare in alcun modo a accedere a dati riservati nei confronti del consumatore. È il consumatore che decide quanti dati vuole mettere a disposizione o condividere con il gestore. Abbiamo pensato ad un'app per cui il processo di registrazione è semplicissimo, si basa su un nome e cognome e un indirizzo email, proprio per eliminare ogni barriera d'ingresso. Poi è il gestore che deciderà quante informazioni vuole chiedere e per fare questo normalmente, come già avviene in altri settori, darà qualcosa in cambio. Mario, quanto incide sulla sicurezza? Ovvero, la sicurezza è garantita attraverso questo sistema? C'è un sistema SSL? Cosa c'è a protezione e del consumatore finale e soprattutto del gestore che potrebbe pensare che rischia qualcosina in termini di controllo dell'accesso al credito da parte di malintenzionati?
Allora, esistono molti livelli di controllo, è chiaro che adesso in due minuti è difficile spiegarli. Posso solo dire che la qualità e la quantità di controlli che il sistema mette a disposizione sono di gran lunga superiori a quelli che oggi ha il gestore sui dispositivi in uso. Facciamo un esempio di una chiavetta. Sulla chiavetta il controllo in realtà non c'è, si scopre magari a posteriori, dopo mesi. Forse. Su un sistema di questo tipo ho un controllo real time, per cui tutti gli utilizzi che possono rientrare all'interno di casistiche a rischio vengono monitorati e bloccati anche in automatico. Ebbene, questo può essere applicato su qualunque tipo di macchina, ovvero di distributore automatico? Allora, il distributore automatico può essere di qualunque tipo, il telefono può essere di qualunque tipo, questa è una cosa importante, non ci siamo affidati a tecnologie specifiche come l'NFC, ma al Bluetooth, che è una tecnologia a disposizione su tutti i telefoni. E per quanto riguarda i sistemi di pagamento compatibili con questa app, parliamo di Engine, che è un sistema cashless già in uso da un paio di anni, e la nuova Rendiresto unica. Sono esattamente gli stessi prodotti con un'espansione Bluetooth. Che sono quelli che in realtà abbiamo presentato negli ultimi appuntamenti, nelle nostre ultime video interviste, e che a questo punto meritano un recall, come si chiama in gergo. Seguiteci, venite da quest'altra parte, vieni qui Mario, ecco qui, questo è il pannello dove è possibile visualizzare Unica, gettoniera 6 tubi, lanciato ufficialmente circa un anno fa a Venditalia dell'anno scorso. È una gettoniera che ci sta dando grandi soddisfazioni, perché è una gettoniera che è stata sviluppata con una logica completamente diversa, con un'attenzione particolare alla qualità e all'affidabilità, cosa che non era mai stato fatto in passato con questo livello di attenzione. Andiamo avanti. Unica di fatto rappresenta un esempio consolidato di successo per Coges. Ci sono state delle implementazioni rispetto al modello presentato 12 mesi fa, sempre qui a Milano, a Venditalia, alla precedente edizione? Abbiamo chiaramente, ma questo era previsto dall'inizio, l'idea di rendere questo prodotto compatibile con l'app. Quindi Unica può essere semplicemente, con l'aggiunta di un piccolo modulo Bluetooth, può diventare un elemento che fa parte di questa famiglia di prodotti legati al Pay for Vend e all'app che presentiamo in fiera. E infine Engine, l'ho pronunciato bene, Engine. Diciamo motore. Engine o Engine? Che cos'è? Engine è un sistema di pagamento, è l'evoluzione dei prodotti che avevamo a disposizione qualche tempo fa. È sul mercato già da un paio di anni, quindi è un prodotto super collaudato. È una sorta di concentratore, come dice la parola stessa, è un elemento a cui posso collegare un'infinità di periferiche, anche non Coges, questa è una grande novità, una grande apertura, e una serie di espansioni come per esempio il modulo GPRS per la telemetria, il modulo LAN e anche il modulo Bluetooth per avere la compatibilità con il sistema Pay for Vend. È quello che i programmatori talvolta chiamano il motore. Sì, motore, oppure nel mondo dell'informatica il gateway, quindi la porta d'ingresso tra l'utente e il distributore automatico. Voi non terminate mai di sorprendere me e tutti quelli che dall'altra parte seguono Vending TV, Vending News e le innovazioni lanciate da Coges. Coges è certamente la casa italiana che ha una tradizione più consolidata in termini di sistemi di pagamento in questo momento in Italia. Sul mercato internazionale come si sta sviluppando la vendita di Engine e Unica, e cosa prevedete per la app che abbiamo appena presentato?
Allora, l'apertura di questi sistemi ci ha consentito di estendere i nostri confini da quelli che erano storicamente quelli italiani a mercati nuovi, non solo in Europa ma anche extra EU, quindi nelle Americhe e nel Far East. Quindi questo sicuramente è un elemento importante per noi. La app ha una possibilità di impiego praticamente in tutto il mondo. Anzi, stiamo avendo molti più riscontri in realtà al di fuori dell'Italia, un interesse particolare, perché il vending è una situazione un po' statica e c'è questa richiesta o volontà, ricerca di qualcosa di nuovo, di una nuova frontiera. E la sfida che vogliamo affrontare è proprio quella di aiutare il gestore a creare nuove professionalità e un modo diverso di vedere il vending. Ecco, in effetti la sommatoria di tutti gli strumenti che avete presentato, Dulcis in Fundo, la nuova app, crea dei presupposti a favore dei gestori per in definitiva far vendere di più e meglio attraverso i propri distributori automatici. L'obiettivo direi che è proprio quello. Assolutamente sì, riteniamo che ci siano ancora dei margini di miglioramento importanti sui propri clienti o sul proprio gli utenti che si rivolgono al distributore o che sono nella locazione servita ma non vanno di fronte al distributore automatico per questioni proprie. E su quel tipo di cliente e su cliente che va magari di fronte alla macchina e compra solo determinati prodotti, poter offrire attraverso un nuovo canale di comunicazione, un nuovo modo di promuovere i prodotti, quindi portare il cliente di fronte alla macchina e non farlo trovare di fronte al fatto compiuto, è la nuova sfida. Sì, perché prima mentre tu mi parlavi e mi spiegavi proprio il funzionamento di quest'app, io a un certo punto ti ho fermato e ho detto: ma qui si apre veramente un mondo tra i push e i pull che arrivano attraverso l'app e le comunicazioni dirette dal consumatore al gestore, si aprono veramente nuove possibilità e di marketing e di vendita e di scambio dati e tanto altro. Noi avremo la possibilità in futuro di poter approfondire tutti questi temi, magari analizzandoli uno per uno in modo naturalmente decisamente veloce a favore dei nostri amici che ci seguono attraverso gli schermi Vending TV e Vending News. E in questo modo probabilmente riusciremo a dare un ventaglio di buona parte di quelle che sono le possibilità ottenibili con l'utilizzo di questa app. Sicuramente questo per noi è un elemento, cioè non vogliamo vendere un prodotto, non vogliamo vendere solo uno strumento, ma cercare anche di accompagnare il gestore in questo percorso nuovo. È di fatto un percorso nuovo per il vending, non lo è in senso assoluto, perché in altri settori questo tipo di attività è già in uso da tanti anni, quindi abbiamo la fortuna di poter prendere a prestito alcune professionalità e sfruttarle grazie a questo nuovo strumento. Bene, allora noi seguiremo con estremo interesse la progressione di questa iniziativa e di questo prodotto. Mario, grazie, sei stato cortesissimo e sintetico. Questo è un argomento che merita ore di conversazioni. Naturalmente non c'è tutta questa pazienza da parte degli spettatori. Abbiamo anzi cercato di dare le giuste nozioni rispetto all'app e all'interazione con Engine e Unica. Mario, grazie. Saluta pure gli amici di VendingTV.it. Grazie VendingTV, alla prossima. Ciao. E io nel frattempo continuo insieme al nostro cameraman questo giro itinerante all'interno dei corridoi di Venditalia 2015, questa eccezionale, nel senso che è un'eccezione, manifestazione biennale. L'anno prossimo ritornerà nella sua versione standard, la classica diciamo. Continuiamo nel frattempo attraverso i corridoi di Venditalia 2015, noi continuiamo tra poco.